Io che vivo in Toscana, che dal punto di vista della sanità è sempre stato un fiore all'occhiello, e purtroppo negli ultimi 15 anni abbiamo iniziato lo stesso percorso maledetto e abbiamo puntato su cosiddetti ospedali per acuti, no? Nel senso che proprio per le cose particolari ci andavamo in ospedale, la specialistica forzata e tutti quelli che erano i primi soccorsi, che una volta ogni piccolo villaggio aveva il piccolo ospedale. Capisco che non va più bene, ma quantomeno non puoi togliere tutto, devi lasciare la medicina di prossimità. La medicina generale l'abbiamo abbandonata. Io ho fatto da sindaco, lei sa che io ho fatto anche Cecchi Paone tanti come anni no? Il sindaco della città. Io l'ho conosciuto quando faceva il sindaco. Quando faceva il sindaco, certo. Esatto. E io ho sempre combattuto con i miei colleghi amministratori locali perché il territorio mantenesse questa medicina generalista. Bravo. Che in qualche modo desse sostegno ai medici, ovviamente di base, prima di tutto, ma che desse una risposta immediata. Cosa è successo a marzo e cosa sta succedendo adesso? Non avendo la medicina nel territorio, la gente si sbatte immediatamente per i soccorsi. Noi abbiamo quel problema là. Questo abbiamo un grande problema. Enorme. E ce l'abbiamo ancora. Allora, anche qui, io lo dico e le rubo proprio un secondo. Per favore, utilizziamo i soldi che ci arrivano e ci rendono, sono stati resi disponibili con il fondo del MES. Hanno un costo bassissimo, sono immediatamente disponibili, ci sono pochissime restrizioni e regole e possono in qualche modo dare veramente un'opportunità, perché il vaccino è vero che arriverà. Lei ricordava del vaccino della Pfizer, abbiamo anche un vaccino italo-inglese. Posso dire, posso...